che belli i nostri nuovi peluche a tema videoludico! C'è il Twomp e c'è Bullet Bill e... Ma chi ha messo War in quel modo? Raiden! La settimana appena trascorsa è stata tutta all'insegna di Microsoft. La casa di Redmond ha fornito dettagli su Windows 10, ha elargito informazioni sulle DirectX 12 anche per Xbox One e ha presentato degli occhiali. No, non si tratta di occhiali qualsiasi. Immaginatevi adesso se Microsoft si mettesse a fare pure capi d'abbigliamento e accessori, quindi occhiali ma anche slip per esempio, le mutande di Bill Gates con la facciazza di Bill magari all'altezza del... del bordo che è lì. Sì, ma anche del pisello non sarebbe male, ma giusto? Si tratta degli HoloLens che, senza addentrarci troppo nel tecnico, sono degli occhiali che proiettano ologrammi nell'ambiente circostante. Volendo vedere seriamente la cosa, possiamo immaginare l'utilità di un tale strumento anche a livello scientifico. Ma Raiden, mi stai toccando veramente? Scusa, erano spenti. Ehi! So cosa state pensando, a parte minne virtuali, questi occhiali potranno essere usati su Xbox One? Ah, regia, tu dici che in realtà stanno pensando solo, vabbè, basta che si possono toccare minne virtuali, non ce ne frega un cazzo. Xbox One. Phil Spencer ha fatto sapere che sì, si potranno usare su Xbox One in futuro, forse, vedremo, chi lo sa. Intanto HoloLens saranno disponibili sul mercato come dispositivo standalone, quindi funzioneranno senza bisogno di essere collegati ad altri dispositivi. Si vedrà dopo se potranno essere utilizzate, se sarà il caso, con altri dispositivi come i videogiochi, Windows 10 ed altro. E sempre sul palco della presentazione di Windows 10, Phil Spencer ha annunciato che sarà possibile effettuare lo streaming di giochi Xbox One su tutti i dispositivi che abbiano Windows 10. Scusate, mi permetto di intervenire. Quindi sì, praticamente diventerà come il Wii U. No, ma che c'entra? Come il Wii U. No. Come il Wii U. Però magari te lo potrei portare più lontano, quindi il tanto agognato sogno di portarsi il gamepad al cesso funzionerà. Sì, però questo quindi era già stato fatto Windows da... Windows Phone. Sì, appunto, questo è il mio Windows Phone, cari miei. Il mio Windows Phone. E novità importanti sono arrivate anche dal fronte DirectX 12. Le nuove librerie di Microsoft sarebbero in grado di aumentare le performance di una piattaforma del 50% e di mantenere costante il frame rate. Qui c'è da fare una domanda a voi: credete a questi numeri? Non lo sappiamo neanche noi se crederci oppure no, però di certo fanno ben sperare. Però non si parla di Xbox One, si parla di piattaforme che usano Windows 10, sostanzialmente il PC, che si riconferma ancora una volta una piattaforma pazzesca. Il PC è meglio, scrivetelo sotto nei commenti. Microsoft ha diffuso un annuncio lavorativo per uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi. Non sappiamo il titolo, ma solo che si tratta di un gioco educativo per varie piattaforme. Si parla anche di un gioco che ha stimolato la creatività di milioni di persone. Con una delle community tra le più attive al mondo. State pensando anche voi quello che sto pensando io? No, no pollo di pallude! Minecraft! Sì, vabbè, questo è quello per PlayStation 4, ma vabbè. E finiamo con le notizie su Xbox One parlando di un annuncio misterioso. Il community manager della divisione Xbox di Microsoft, Raj Patel, ha mostrato sul suo account Twitter un'immagine particolarmente misteriosa che ha in sé anche delle porzioni di codice morse. Il codice è stato decifrato immediatamente, presentato da Xbox il 4 maggio 2015. Cosa dovremmo aspettarci il 4 maggio? No, sul serio, cosa? Perché un annuncio così misterioso? Molti stanno già parlando di Rise 2, di Titanfall 2 e di un nuovo Call of Duty. Caro Raiden, non possiamo esserne certi, ma penso proprio che si tratti di Call of Duty, poiché Anonymous Protection ha twittato un'immagine che preannuncerebbe la presentazione di Call of Duty World at War 2 proprio per il 4 maggio. Se così fosse, potrebbe trattarsi di un ritorno alla Seconda Guerra Mondiale per Call of Duty. Sì, minchia! Finalmente un Call of Duty che mi piace! Mi piacevano quelli sulla Seconda Guerra Mondiale, sì, sai? Parliamo un po' di date d'uscita, cominciando con Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, che aspettiamo una Madonna, giusto? Lo aspettiamo una Madonna, sì, una Madonna. Dillo, una Madonna. Sì, una Madonna. Una Madonna, perché sennò la gente a casa non ci crede. Ebbene, cari amici, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain uscirà molto presto, come ha dichiarato lo stesso Kojima.
a regia. Ah, Kojima in realtà ha dichiarato che presto sarà dichiarata la data d'uscita del gioco, cioè un annuncio dell'annuncio. Kojima rimani un mito, però ecco queste cose. Cioè, la data d'uscita, cazzo ci vuole? Uno dice esce tot e io me lo vado a prenotare, quindi. Sappiamo quando uscirà Dying Light, perché secondo un rivenditore il gioco vedrà luce il 20 febbraio. In sì. realtà non è sicuro neanche questo, no. Non è sicuro neanche. Vabbè, forse uscirà il 20 febbraio. Almeno sappiamo la data d'uscita ufficiale di Uncharted 4, il 1 ottobre 2015. Ma no, Raiden, non è ufficiale neanche questa, l'ha messa solo Walmart. Tutte queste date non ufficiali mi stanno facendo confondere, mi fanno salire il rage moment. Mi sale il rage moment perché le cose vogliono dette. Fra poco uscirà il rage moment. Vi annuncio quando uscirà il Rage Moment, così vi imparate pure voi che vi aspettavate il Rage Moment e non esce. Tiè. Ora! Oggi al PAX South di San Antonio potrebbe essere annunciato Borderlands 3, così come lasciato intendere da Randy Pitchford, il CEO di Gearbox, in risposta a un fan che gliel'aveva chiesto. Abbiamo apprezzato Borderlands 1 e Borderlands 2 e l'idea di un Borderlands su nuova generazione ci stuzzica molto. E voi lo aspettate? E adesso attenzione, Halo 5 potrebbe non uscire mai. Potrebbe non uscire se Microsoft e 343 Industries non si metteranno al lavoro su qualche patch risolutiva e definitiva per Halo The Master Chief Collection, che a quanto pare è proprio difettosissimo, soprattutto per quanto riguarda il gioco online. I fan hanno infatti intenzione di boicottare Halo 5 qualora Halo The Master Chief Collection non sarà aggiustato. Il noto insider Shinobi 602 ha dichiarato che The Order 1886 avrà una campagna della durata di 8-10 ore. Vi sembrano troppo poche? Vi sembrano giuste? Fatecelo sapere nei commenti. Come dice regia? Un servizio quale? Ah, lo devo dire io. Angolo delle minne. Koei Tecmo presenta Dead or Alive 5 Last Round. Come potete vedere, tutte le combattenti donne hanno le minne di fuori. Ehi, ma questa cretina è vestita. Ma che figura mi fate fare, you fucking motherfucker? Che gioco di merda con le mine grosse ma vestite? E levati tu che hai pure le mine piccole, come fai a combattere senza sballonzolamenti di mine? Lasciatelo perdere, non fa per voi, non ci sono mine nude, niente da fare. Questo gioco è una merda. Oh. Oh. Oh, ma cedo! Grande Tecmo Koei! Facciamo finta di combattere come delle ragazze per bene, poi giù di le sbicate sulla fottuta spiaggia! Gran gioco! Dead or fucking alive, fucking five, fucking last fucking round! Compratelo, now! No! Non lo dico più now, perché sennò ci dicono minchia, copy the Croix. Ehi, c'ho le grosse! Alcune immagini da prendere con le pinze, perché potrebbero non essere autentiche, mostrerebbero la PlayStation 4 Slim. Come potete vedere, molto simile all'originale, però più piccola e con il lettore di lato. A me mi pare una minchiata questa PlayStation 4 Slim con il lettore di lato. No, beh, anche specchio di trasmissione che ci lasciate correre. Bello, minchia, il peluccio. No, no! No! Me lo ridi! Me lo ridi! Importantissimo, ragazzi, il vostro like se vi è piaciuta la puntata, il vostro commento e la condivisione del video. E io devo dire un'altra cosa importante. Prego. Cioè, ciao! Ciao, alla prossima! Ciao a tutti, ragazzi, bentornati ad Annunci Lolli! Ce ne sono sempre di più, sempre da ridere, telefonate! Ma Lolli? Telefonate! Come telefonate?